Io sono Francesco Done, assessore allo sviluppo economico del Comune di Genova. Avremo occasione di interloquire più avanti. Io adesso semplicemente, prima di passare la parola a Marco Doria, sindaco di Genova, e agli altri nostri ospiti, sono tenuto, lo faccio con piacere, a leggere la lettera che il direttore dell'ufficio di rappresentanza a Milano della Commissione europea, Fabrizio Spada, ha inviato per questi lavori. Colgo l'occasione di questi saluti per ringraziare vivamente la piattaforma EU Cornet Cities e il Comune di Genova per l'invito all'evento odierno, che offre a tutti noi la possibilità di riflettere sul ruolo del trasporto transeuropeo nelle economie dei Paesi membri dell'Unione. A causa di impegni istituzionali precedenti non mi è purtroppo possibile partecipare a questo incontro, ma vorrei brevemente richiamare l'attenzione su alcuni aspetti che ritengo centrali per il dibattito. Efficienti infrastrutture di trasporto sono fondamentali per mantenere la competitività e la ricchezza dell'Unione Europea. I 28 Stati membri dispongono attualmente di 5 milioni di chilometri di strade asfaltate, più di 215.000 chilometri di linee ferroviarie e 41.000 chilometri di corsi d'acqua navigabili interni. Da gennaio 2014 l'Unione Europea ha una nuova politica delle infrastrutture di trasporto che collegano l'intero continente. Le nuove linee guida TEN-T, Trans-European Transport Network, e CEF, Connecting Europe Facility, mirano a colmare le lacune tra le reti di trasporto degli Stati membri, a rimuovere gli ostacoli che ancora impediscono il buon funzionamento del mercato interno e a superare le barriere tecniche, quali ad esempio le norme incompatibili al traffico ferroviario. Con Connecting Europe Facility, 26 miliardi di euro saranno messi a disposizione del bilancio dell'Unione Europea 2014-2020 per cofinanziare progetti TEN-T negli Stati membri dell'Unione. La politica TEN-T supporta la realizzazione di 30 progetti prioritari che rappresentano un elevato valore aggiunto europeo, nonché di progetti di interesse comune e di sistemi di gestione del traffico, i quali svolgeranno un ruolo chiave nel facilitare la mobilità di passeggeri e merci all'interno dell'Unione Europea. È la Direzione Generale della Commissione Europea per la Mobilità e i Trasporti, DG MOVE, che delinea la politica TEN-T, monitorando e controllando l'esecuzione complessiva del programma. Dal 1 gennaio 2014 è attiva l'Agenzia Esecutiva Innovazione e Reti, INEA. L'INEA sostituisce l'Agenzia Esecutiva per la Rete Transeuropea di Trasporto, TEN-TEA, creata dalla Commissione europea nel 2006 per gestire l'attuazione tecnica e finanziaria del programma Rete Transeuropea di Trasporto. In totale, si prevede che l'INEA gestirà un bilancio fino a 37 miliardi di euro per i nuovi programmi 2014-2020, 30 miliardi dal programma Connecting Europe Facility e 7 miliardi da Horizon 2020. L'obiettivo principale di INEA è quello di aumentare l'efficienza della gestione tecnica e finanziaria dei programmi da essa gestiti. I ministeri dei trasporti degli Stati membri restano pienamente coinvolti nei loro progetti TEN-T, data la loro importanza strategica anche a livello nazionale. Con le nuove linee guida della rete TEN-T, l'Unione Europea ha per la prima volta definito un core network delle infrastrutture di trasporto, il quale include tutti i mezzi di trasporto nella creazione di una rete integrata che colleghi i centri nevralgici europei. I termini previsti per l'implementazione del core network è fissato al 2030. L'esperienza ha poi dimostrato che i problemi più difficili per la creazione di una rete transeuropea sono le infrastrutture transfrontaliere, l'interoperabilità tecnica e l'integrazione dei diversi modi di trasporto. E per questo le linee guida introducono i Core Network Corridors come strumento di attuazione destinato al sostegno di una creazione efficiente del core network. I corridoi riuniranno i principali stakeholder, pubblici e privati, lungo le più importanti vie di trasporto, al fine di pianificare e sviluppare le infrastrutture in funzione delle esigenze e delle risorse disponibili. Sono quindi numerose le iniziative che l'Europa sta intraprendendo in questo campo, percepito come fondamentale per lo sviluppo e l'integrazione economica del territorio. Rinnovo perciò i miei più sinceri e migliori auguri per il successo di questo progetto. Fabrizio Spada. A questo punto, aprendo appunto direttamente i lavori, vorrei salutare i nostri ospiti,
i nostri ospiti, che sono Jean-Pierre Amoros, il direttore di Fermed, Jean-Pierre Lecomte, il presidente di Villeport, e in sua assenza, per motivi non imputabili a lui, il vice sindaco di Barcellona, Anthony Vives, che purtroppo è rimasto bloccato a Barcellona per via di uno sciopero dei controllori di volo francesi questa mattina, e comunque porterà i suoi saluti in video tra poco. A questo punto lascio per l'apertura la parola al sindaco Marco Dori. Buongiorno. Intanto mi spiace per l'assenza di Vives. Se avessimo dei migliori sistemi di collegamento ferroviario, il problema l'avremmo risolto in maniera anche ecologicamente più sostenibile. Perché è significativo e sono molto contento del fatto che questo secondo incontro di EUCornet Cities si svolga a Genova? Perché si tratta di un'occasione significativa. Le parole chiave da cui parto in questo mio intervento introduttivo sono due. La prima parola chiave è città, le città. La seconda parola chiave è reti. Ora, le città nello scenario europeo, ma non soltanto europeo, hanno un ruolo assolutamente centrale. Sono da un lato il concentrato di problemi, di contraddizioni, di difficoltà che dobbiamo affrontare. Dall'altro sono il luogo delle opportunità, il luogo dove si raccolgono le sfide che il contesto internazionale, che è così profondamente cambiato, ci pone di fronte. Quindi le città sono proprio un luogo dove si possono sperimentare e anche praticare le politiche migliori degli Stati europei, dell'Europa. Le città sono dei poli, ma isolate possono fare poco. E quindi la seconda parola chiave è quella di reti, il collegamento tra i poli urbani a livello europeo. Queste sono le due idee, anche banali, scontate, sulle quali però dobbiamo lavorare. Quindi le reti di città, i collegamenti che sono importanti e sono proprio strettamente legati all'idea anche che noi abbiamo poi di città dinamiche, ma città anche capaci di solidarietà, di coesione sociale, e poi città che, ormai è di moda dirlo, devono essere ovviamente smart cities. Allora, in questa riflessione sulle città e sulle reti di città, EUCornet Cities ha molto da dire, è uno dei momenti, non è l'unico, ce ne sono diversi momenti come questo che si succedono e che poi si realizzano in varie città europee, ma è uno dei momenti importanti in cui, anche per una semplice dimensione del confronto delle esperienze diverse, ci possono essere vantaggi per tutti coloro che partecipano a questi momenti di confronto, di scambio, di elaborazione di riflessioni comuni. EUCornet Cities ha i suoi temi specifici. I suoi temi specifici sono quelli delle reti TEN-T, dei corridoi di trasporto europei, sono quelli delle infrastrutture come elemento di modernizzazione del sistema, sono quelli dell'ICT, della diffusione delle reti della comunicazione, della informazione e della comunicazione, l'ICT. I corridoi, i grandi corridoi europei,
prima issue specifica di EU-Cornet Cities, un tema che deve interessare l'Unione Europea, ma deve interessare anche i governi, i singoli governi nazionali, per la realizzazione di opere infrastrutturali. A questo punto il ruolo dei governi veniva richiamato anche nella lettera che Francesco Oddone ha letto, riguarda sia l'attenzione alle regole, alle norme che devono essere rese sempre più coerenti e comuni, sia la politica degli investimenti. E parlare di politica di investimenti adesso significa anche capire che certi investimenti molto rilevanti dal punto di vista finanziario, debbono essere fatti per combattere anche la recessione economica. Sono giusti in sé per la prospettiva che aprono, sono tanto più necessari in un momento come questo perché ci devono portare a una revisione delle politiche economiche dominanti che in nome degli equilibri di bilancio hanno anche sacrificato una attenzione che invece deve essere assolutamente prioritaria oggi agli investimenti per il presente e per la prospettiva. Per quanto riguarda queste grandi reti europee, la città di Genova ovviamente è interessata dal corridoio Genova-Milano-Rotterdam, un grande corridoio nord-sud-sud-nord importante, ma è anche interessata, lo dicevo prima, rispondendo ad alcune domande che mi erano poste, è interessata al potenziamento della linea ferroviaria di costa Genova, confine con la Francia, Nice-Marseille e poi Barcellona, la Spagna. Quindi due grandi direttrici ferroviarie europee. Perché insisto molto, e arrivo al secondo punto, alla seconda specific issue di questo dibattito, sulle reti di trasporto ferroviario? Perché quando parliamo di connessione di reti, di infrastrutture, noi dobbiamo pensare alle infrastrutture che sono quelle più compatibili con i nostri equilibri ambientali. Gli equilibri ambientali sono in prospettiva più importanti degli equilibri finanziari dei singoli paesi. Non che non siano importanti gli equilibri finanziari, ma sicuramente gli equilibri ambientali sono importanti. È il mondo che noi lasciamo alle generazioni successive. E dal punto di vista ambientale, allora, la modalità di trasporto ferroviario è la modalità sostenibile, è la modalità del futuro. Da questo punto di vista c'è una straordinaria capacità di resistenza della modalità del trasporto ferroviario, che è stata protagonista della prima rivoluzione industriale e deve ancora essere protagonista del sistema dei trasporti europei nel XXI secolo. Quindi una straordinaria capacità di tenuta di questa modalità di trasporto. L'ICT impatta ovviamente su tutto, impatta anche sulle città, consente di ripensare anche l'organizzazione delle città, i tempi di vita, i tempi di lavoro delle persone e quindi la loro mobilità sul territorio, quanto è possibile immaginare un lavoro a domicilio ma coerente con dei processi produttivi molto più ampi e molto più articolati, la velocità delle informazioni. Questi sono i temi specifici che verranno affrontati.
si parlerà di questo a Genova, seguiranno di anno in anno, e anche questo è significativo, altri appuntamenti in altre città che fanno parte di questo gruppo di lavoro, che vuole essere, come dicevo, un gruppo di lavoro in cui ci si confronta sulle idee, in cui si conoscono le rispettive esperienze e in cui si elaborano poi delle visioni comuni. Ed è importante anche, questo lo dico in conclusione, per il nostro Paese, perché è un'iniziativa, se vogliamo, anche specifica, che però precede di poco l'inizio del semestre europeo con presidenza italiana. E quindi anche da qua noi possiamo mandare un messaggio che può essere poi raccolto nel prossimo semestre dagli organismi dell'Unione Europea. In ultimo, sono molto contento di vedere dei graditi ospiti che vengono da altri paesi europei in questi spazi, che sono spazi del vecchio porto della nostra città, che avevano in passato funzioni portuali, adesso come vedete hanno altre funzioni. È un esempio di come anche Genova, con tutti i suoi problemi che mi sono ben presenti, si sia sforzata e provi ancora con tanta energia a cambiare e ad adeguarsi al cambiamento. Grazie e buon lavoro. Hello everybody, my name is Antonio Vives, I'm the Deputy Mayor of Barcelona. I'm talking to you on behalf of the City of Barcelona, and the truth is that I should be there with you, and I'm not with you for some of the reasons that make EU coordinate cities absolutely meaningful. The problem is that I got stuck in the airport of Barcelona because of some strikes in France, but it is unbelievable that nowadays such a distance between Barcelona and Genoa is not able to be surpassed in a way that a strike in one of the countries of the European Union stops and completely collapses the transport of the European Union. This is something that we have to fight. That's the reason why EU Coordinate Cities stands up to say we have to work together to have a good, a proper, a perfect network of transportation and communications, and that we have to lobby together in order to have a better Europe, something that is really useful and meaningful for all of us. We're working at EU Coordinate Cities with the Genoa City Hall, with the mayor and the deputy mayors. We're working to have a better network. We're working to have, I would talk about wiser costs. We're talking to have better services. We're talking to lower the emissions. We are working in order to insert smart technology in our transportation systems, but mainly we work in order to join efforts in order to change the perspective of most of our institutional counterparts. That is why it is so important that today here in Genoa we embrace each other and we make each other work together in order to reinforce the way in which we envisage the future of the European networks of communications, telecommunications, the networks of enterprises, the networks related to trade unions. We have to make people understand that cities are meaningful in order to make a better place, in order to make Europe a better place to live in. Once again, I'm so sorry for not being with you here today. I have to talk as if you were my woman in love. I would say, even though I'm not there with you, it is as if I were with you. This is not completely true, you know it. But next time we're going to be together. And remember that you have Barcelona always with you, backing your coordinate cities, making this unbelievable adventure something that is going to change the future of Europe. Thank you very much and have a very good working session. Thanks a lot. Thank you very much, dear Mayor of Genoa, President of AEBP, ladies and gentlemen, thank you very much for inviting me to participate in this welcome session.
The EUCOR Cities platform was born from a Fermat proposal in order to promote a powerful cluster of cities and a strong transnational mega regions all over the European Union to reinforce the European economy and welfare through the Trans-European Core Network concerning transportation systems for freight and for passengers, logistics activities, energy transmission, information and communication applications, interrelated infrastructure urban planning, as well as participative management culture. The creation of EU Cornet Cities platform was approved in the Barcelona Congress on June 2013. Nowadays, close to 50 cities from different European countries joined the platform. Fermat is a non-profit multi-sectoral association that was founded by the private sector in Brussels the 5th of June of 2004 in order to improve the rail freight transportation and industrial competitiveness in Europe. Another key Fermat objective is the optimization of the full logistics chain, considering appropriate intermodality, reducing cost, increasing quality, assuring traceability and reliability, accomplishing lead times and timetables, and improving management procedures in the transportation systems. What happened during these 10 years of existence of Fermat? The main achievements in 10T network development has been to improve the, not to improve, to move from priority projects to networking concept. This is a very, very important issue in which we have been fighting very strongly to move, because what we need from the city's point of view is to have a very, very powerful network in order to improve the relationship. This has been already achieved. To settle a core network considering the Trans-European Transportation Intercities links and to select same corridors in this network. The mayor has been talking about one of the key corridors, that is Rotterdam-Genoa. There are nine corridors defined by the European Commission, and we think that we have to defend the development of these nine corridors. On the other hand, another important issue is that in this network, this core network, European Commission has finally included the standard, the common standards, that is very important, because in every country we have different standards for rail transportation. It's incredible. Different signaling system, different rolling gauge, different electricity voltage, different rams, different, everything is different. Then it's impossible to have a very good transportation network in Europe. One clear example is to go from Genoa to Marseille by rail. It's incredible that these two cities that are quite close, you spend 6 hours or more by rail to go from Genoa to Marseille. It's incredible. Well, then there's another issue that the European Commission has accepted to go forward with these common standards that has been proposed basically for Fermat Association. But what is still pending? This is the key point. What is still pending? To get a detailed planning in corridors infrastructure development. We have the corridors, but which is the planning for the development of these corridors? For all transportation systems, not only rail, all transportation systems, barge, source shipping, road, etc. Another key point, the gradual implementation of these Fermat standards, common standards everywhere. This is a very important issue. To avoid access barriers in rail transportation system and to promote free competition. This is another important point because, unfortunately, the free competition in Europe in rail
doesn't work so good. To improve and unify railway operational procedures, as I have already said, to enhance the efficiency of the terminals are not efficient in Europe, and if we have to improve the intermodal transportation, we need efficient terminals everywhere, in the ports, in the industrial areas, in the logistic places, etc. No? To optimize the intermodal transport at European level in order to avoid the existing high inefficiency in cost, quality and lead time. And to balance the energy transmission flows, particularly gas. You know the problem that we have in gas supply in Europe. We need at least two sources of supply of gas. And regarding the logistic cost, you have to keep in mind that 22% of the cost of any product in Europe is logistics. 22%. And 50% of this is basically transportation. And if you look at the efficiency of the transportation system in Europe, you can look that 24% of the trucks, trains, etc., goes empty. And the rest, on average, only 57% of weight is accomplished. That means that the overall efficiency is only 43%. This is the situation. And this makes very difficult the competitivity of our cities because the interconnection is not good and the cost of the transportation is so high that there is an estimated recoverable loss of the European Union for if we improve the transportation system of 160 billion euros per year. Then reducing this cost, balancing the engineering flows is a key issue in the European Union in order to achieve white paper on transport targets, because if not, this will be a dream. As you know, in 2030, 30% of the transportation has to be by rail. Today is about 15%. Then to double this from now to 2030 is almost a dream if we don't act very strongly. Well, then reducing costs and balancing the inherent flows is a key issue. And to transform cities into connected, smart, and sustainable spaces. For this reason, it is very important that EU Connect Cities platform push in some topics to be covered through the bottle collaboration, like multimodal corridors improvement and development, logistics activities enhancement, urban impact of the corridors infrastructure development, ICT smart applications, participative business culture at operational level, and among them, some short-term common actions could be to ask the European Commission and EU Parliament to develop a new strategic logistics plan during the next 5 years, including energy transmission, open data, ICT smart applications, and intercontinental trade flows balancing. The participation in the Forecast Corridors Forum is another key issue. The corridors will have a coordinator for each of when, and we think that from EU Cornet Cities we have to participate in these forums. To create corridor tribunes, case by case, in order to channel the key requirements stated in the EU Cornet Cities platform and FERMET. And we think that the Genoa Congress will be one significant step forward in the European Union Cornet Cities platform development. We believe that the construction of a fully interconnected network of cities will not only promote the economic and social enhancement of at urban scale,
but is also essential in strengthening the European identity as well as the ties between European citizens. We have thanked very much the Genoa Town Council in assuring the continuity and reinforcement of the future of the EU Cornet Cities platform. Thank you very much for your attention. Merci, Monsieur le Maire. Monsieur le Président Anthony Vives, que je pensais retrouver aujourd'hui, Anthony Vives est également vice-président de notre association AIVP. Alors, je suis tout à fait désolé, deux fois désolé. La deuxième fois, c'est qu'il est... Deuxième cause de ma tristesse, c'est qu'il a été bloqué par des Français. J'ai entendu que c'était des grèves de Français qui l'avaient empêché de venir. Voilà. Donc je parle en français, je crois qu'il y a une traduction pour tout le monde en français, ça va? Donc là, merci de m'avoir invité pour faire une très rapide présentation de notre association et surtout de ses missions. Missions dont on va le voir sont assez comparables avec ce que vous faites ici. Donc notre association a été créée il y a à peu près 25 ans. À l'initiative à la fois, bien sûr, du Havre, d'où je suis originaire, et par le président Rufnac à l'époque, mais aussi avec Barcelone et Gênes. Le port, la ville de Barcelone, le port, la ville de Gênes sont les fondateurs de l'AIVP. L'AIVP qui a, pour le I, qui veut dire international, veut dire qu'elle a une audience internationale qui est maintenant présente sur tous les continents, puisque nous avons... En moyenne, toujours 200 villes portuaires qui sont actives dans notre association, et cela sur 48 pays différents, aussi bien en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, Europe, Afrique, Asie, Océanie, Australie. Donc cette dimension internationale est vraiment maintenant acquise. Et au tout début, les missions de notre association, c'était tout simplement de créer un réseau. Monsieur le maire Doria, vous avez parlé de la notion de réseau. C'était l'une des préoccupations de travailler en réseau pour comparer des expériences dans la problématique de la ville, le port, c'est-à-dire l'évolution du port par rapport à l'évolution de la ville, le port qui diminue de ses surfaces avec la transformation du transport maritime en laissant des espaces inutilisés, la ville qui a des problèmes d'urbanisation. Donc, au départ, il y avait ce dialogue nécessaire entre les villes, les élus notamment, et les ports, et quelquefois leur technostructure. Voilà. Et puis, tout ça, ça a été assez vite, ça s'est élargi. On a vu que ces problématiques d'interface ville-port étaient en fait communes dans tous les pays du monde, progressivement, bien sûr, et selon l'évolution politique de ces pays. Et aujourd'hui, sur ces thématiques, on voit qu'à 80 ou 90%, les préoccupations sont les mêmes, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Chine, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Amérique. Et ça a été la première génération de problématiques. Je parle 5 minutes en plus, c'est ça. Parce qu'après, je risque d'aller trop loin. Ensuite, d'autres sujets sont apparus, notamment cette notion de dialogue interne dans la ville portuaire. Comment est-ce que la ville, avec toutes ses échéances politiques et électorales, les changements éventuels, et la structure portuaire avec son volet économique, ça pouvait quand même fonctionner malgré, etc. Et on s'est aperçu qu'à travers des travaux dans une organisation plus large et à dimension internationale, le dialogue pouvait être quelquefois meilleur. Et que chacun dans sa ville, chaque élu, chaque maire, chaque directeur de port pouvait constater que ce n'était pas à cause de l'autre localement que c'était une évolution mondiale dans un certain nombre de domaines. Donc est arrivé assez rapidement les problèmes d'environnement. La question écologique est venue assez rapidement à l'ordre du jour. Cela fait maintenant 10-15 ans que les préoccupations écologiques environnementales sont devenues importantes.
aussi bien comment gérer les émissions de fumée de bateaux dans les ports, les bruits, les circulations de camions, l'acheminement des trains, toutes ces choses, en termes écologiques, a été l'eau, la gestion de l'eau, la qualité de l'eau, le remplacement de friches portuaires à caractère zone humide, l'impact sur la faune et la flore, les oiseaux migrateurs, notamment en Europe, surtout les estuaires. Et également, l'autre volet important, c'est ce que nous appelons l'intégration sociale, c'est-à-dire que les mentalités ont beaucoup évolué, bien sûr, et dans tous les pays du monde, avec un aspect assez, j'allais dire consommateur, peut-être pas, mais assez contraignant de la part des populations, à l'endroit d'une industrie portuaire qui devenait, pour certaines populations, quasiment une nuisance difficile à supporter. Et là, nous avons encore une nouvelle étape qui n'est plus d'expliquer l'industrie portuaire et le fonctionnement d'une ville, c'est aussi, maintenant et beaucoup plus positivement, la crise économique est arrivée, et comment est-ce que l'industrie portuaire peut être un levier pour l'emploi? Et ça intéresse également beaucoup les élus des villes qui ont à leur disposition une industrie portuaire qui peut être à la fois un handicap avec les nuisances de bruit, de véhicules, de pollution, etc., mais en même temps, une opportunité de développement économique. Et l'ensemble de ces choses discutées à plusieurs et au niveau mondial nous permet, nous, associations, à la fois d'avoir un dialogue pertinent et d'améliorer notre intelligence, mais également aussi de témoigner d'expériences qui ont permis de résoudre un problème ou un autre dans un endroit du monde et le mettre à disposition de l'ensemble de nos adhérents. Donc nous sommes à la fois un réseau pour des échanges d'informations. L'AIVP, avec son équipe, sous la houlette de Olivier Lemaire, qui est là, le directeur général, avec une équipe de 12 personnes, nous avons une information tous les jours, sur l'actualité de ce qui concerne nos problématiques ville-port. Et l'ensemble de nos adhérents, tous les jours, à disposition, toutes les informations qui sortent. Bien sûr, nous avons des projets à caractère plus confidentiel. Ils sont mis à disposition seulement des adhérents. Mais nous avons une valeur ajoutée dans la transmission, dans la diffusion de l'information, pour à la fois nos adhérents, mais aussi les villes et les ports qui s'intéressent à nos problématiques. Alors nous avons également des rencontres. Demain, nous commençons notre Assemblée générale et nous avons, pendant 2 jours, et je remercie nos amis de Gênes pour l'organisation, nous avons l'une de nos conférences, et nous avons aussi les conférences mondiales, d'une plus importante. Donc demain, nous attendons environ 150 personnes. Et les conférences mondiales, la prochaine se tiendra à Durban, en Afrique du Sud, au mois de novembre, où nous avons 500 à 600 participants de l'ensemble des pays que j'ai mentionnés. Vous avez parlé aussi, monsieur le maire, des corridors et des liens, des liaisons à mettre en place entre les villes pour pouvoir circuler, pour éviter la congestion autour des villes. Vous avez parlé, ainsi que notre collègue espagnol, des avantages du ferroviaire, etc. Nous, évidemment, nous avons toujours à l'esprit le volet maritime pour les marchandises. Nous avons vu de nombreuses expériences, notamment au Japon, où on ne pouvait plus circuler pour aller d'une ville à l'autre avec des marchandises, avec ce que nous appelons le cabotage maritime. Gênes, Barcelone, enfin ici à Gênes, pays de marins, ville de marins, patrie de Christophe Colomb, bien sûr, je dis ça, mais je reste modeste en le disant à Gênes. Le cabotage maritime est aussi une opportunité formidable de résoudre ces problèmes de congestion routière. Je sais que ça ne peut pas résoudre 100%, c'est évident, mais en Méditerranée, Atlantique, Manche, Nord-Europe,
toutes ces choses-là sont, à mon avis, tout à fait accessibles. Je sais que des expériences ont déjà été tentées entre Rome et Toulon, des choses comme ça. Je pense qu'il faut aussi, en intégrant le volet environnemental, écologique, en intégrant le coût environnemental, certes, mais aussi la sécurité du transport. Je pense que le cabotage maritime en Europe, puisqu'ici nous parlons d'Europe, est aussi une opportunité et peut quelque part aussi entrer dans votre réflexion au niveau européen. Je voudrais aussi signaler que l'AIVP développe et soutient un certain nombre d'initiatives, et souvent en partenariat. Je pense surtout aussi à ce que nous avons appelé, qui existe à Gênes, les Port Centers, qui est un réseau qui est dédié aux populations en général, et notamment aux jeunes en particulier. Et l'exemple de Gênes est tout à fait bien dans la ligne de ce que nous faisons à l'AIVP, c'est d'expliquer, de montrer, donner le goût aux jeunes de venir dans ces métiers portuaires et du transport maritime. Quand je dis maritime, et fluvial, parce que nous avons aussi des adhérents qui sont des villes portuaires fluviales. Et c'est aussi de la pédagogie, et puis c'est aussi une certaine réconciliation entre les populations et les industries portuaires. Je m'arrêterai là, puisque ce serait beaucoup trop long, donc nous tiendrons nos travaux à partir de demain ici, en parallèle des travaux de votre association. Et donc je vous souhaite bon courage pour vos travaux, et merci de l'invitation aujourd'hui. Adesso passiamo, direi senza soluzione di continuità, al secondo punto, al nostro ordine del giorno, che è la prospettiva proprio di EU Connect Cities, partendo da un video che spiega molto bene, fatto dagli amici di Barcellona, qual è il senso dell'associazione. Grazie. Barcelona City Council, with the support of Fermed, encourages the European Union Core Net Cities platform to promote economic growth, competitiveness, and territorial cohesion in the European Union. The European Union Core Net Cities platform is a powerful network of cities from the European Union locomotive economic regions, interconnected through the rail corridors that form the Trans-European Core Network. The key objectives of the EU Core Net Cities platform are to promote the continued development of transport, logistics, energy transfer, urban infrastructure, telecommunication, and participative business administration systems. These cities are linked around the three main trans-European vectors for progress. The aim of the initiative is to link these vectors to the existing mega-regions, to improve cohesion and to promote the creation of new areas of development. The EU Core Net Cities platform will promote a series of activities to generate analysis, problem detection, and the search for solutions, while also supporting activities aimed at mobilizing economic and social participants in the cities of the core network of the Trans-European Transportation Networks.
most relevant to this process are the joint activities between railway, waterway, maritime, air and aerospace transport, or data transmission networks. Also of key importance are joint actions that promote scientific tourism related to all these transport, logistics, data exchange and business administration systems, without neglecting specific actions designed to improve energy efficiency and urban infrastructure. A permanent observatory will make it easier to monitor the evolution of all these networks, as well as making significant proposals to the European Union. In order to make sure that such an intensive agenda is dealt with in a coordinated way, the necessary ruling bodies must be created, among them the General Assembly, which shall be itinerant. The EU Core Net Cities platform will have its official headquarters in the city, which has served to promote this initiative, one which has been decisive for the development of the territory, the economy, and the society of Europe as a whole. L'objectiu de l'associació Core Cities de la Unió Europea és promoure el creixement econòmic, la competitivitat i la cohesió territorial de la Unió Europea a través de les ciutats involucrades a la xarxa central de transport transeuropea. La missió és aprofitar l'extensió de les xarxes transeuropees de comunicació i transport per transformar les ciutats en espais connectats, més competitius i sostenibles.